attivarsi presso il Ministero della Giustizia al fine di acquisire in tempi brevi elementi di valutazione chiari circa le reali intenzioni relative al destino della casa circondariale di Arezzo. È questo l'impegno affidato alla Giunta regionale da una mozione presentata dai consiglieri aretini del PD Lucia De Roberti, Sedenzo Brogi approvata dall'aula all'unanimità. Nella mozione viene riassunta l'annosa vicenda dei lavori di ristrutturazione della casa circondariale aretina sottolineando che la mancata piena utilizzazione della struttura produce Luce riflessi negativi sulla già delicata questione del sovraffollamento delle carceri in Toscana. Siamo di fronte a una vera e propria emergenza della burocrazia italiana, spiegano i due consiglieri. Un caso limite che la relazione del 2013 del Garante regionale dei detenuti ha evidenziato a tinte forti. Carcere funzionante chiuso nel 2010, leggiamo testualmente, per un progetto di ristrutturazione demenziale che prevedeva lavori al primo e secondo piano e non al piano terra. Un progetto che non è mai stato terminato. I lavori sono iniziati. Giusto per rendere la struttura inagibile. Poi tutto è stato abbandonato al degrado. Oggi la Casa Circondariale di Arezzo ospita 20 detenuti comuni, gli arrestati della Polizia Giudiziaria locale e 10 collaboratori di giustizia, nonostante la sua capienza sia di 103 posti. È giunto il momento, concludono i due consiglieri, di fare chiarezza una volta per tutte sui tempi e le modalità di esecuzione dei lavori di ristrutturazione. Anche perché questo è un luogo di lavoro per 70 persone tra agenti di custodia e personale civile, medici, infermieri e relative famiglie, un complesso di persone che, a ragione, rivendica chiarezza sulla operatività futura della casa circondariale.